Benvenuti a questo nuovo video nel quale mi voglio occupare un attimo dei protocolli che si usano nei browser. Cosa si intende per protocolli? Beh, se vedete le prime sigle qui li riconoscete sicuramente. I classici protocolli riconosciuti e gestiti nativamente nel browser, ovvero che fanno proprio parte della materia che un browser deve gestire, sono per esempio questi. Eccoli qua, il classico HTTP, le pagine web, oppure quelle web con traffico securizzato, HTTPS, oppure FTP per il file transfer, quindi server che servono a scambiare, a caricare e scaricare file, sempre in internet, sempre nel browser, oppure anche il protocollo per aprire nei browser dei file locali, i file del vostro PC. File, due punti, barra barra o slash slash. Ecco, questi sono classici, non sono gli unici, ma sono fra i più noti, più famosi, più usati da tutti, soprattutto HTTP, HTTPS, sicuramente sono usati tutti i giorni da milioni di persone, miliardi di volte, e sono quelli usati normalmente nel browser. Ecco, probabilmente più passa il tempo, meno è scontato che dietro che ogni pagina web che ci appare in realtà ci appare grazie all'uso di questi protocolli. Perché? Perché i browser moderni, come il Chromium che sto usando io, vedete qua, tralascia volutamente la scritta HTTP oppure HTTPS. La tralascia perché la mette lui implicitamente dietro, cioè ci evita di doverla scrivere a noi, ma anche non ce la mostra. E quindi più passa il tempo, ovviamente più gli utenti, i giovani, i ragazzi che crescono e che usano il browser e vedono sempre le scritte così, ma non si rendono neanche più conto che dietro ci sta in realtà il protocollo, che l'indirizzo completo parte con una di queste sigle. In realtà se noi copiamo questo indirizzo, per esempio, di Google Translator e facciamo un'incolla da qualche altra parte, vediamo che in realtà l'indirizzo completo prevede, include, vedete qui, HTTP due punti barra barra e poi l'indirizzo che vediamo qui nel browser. Quindi in realtà dietro ci sta comunque sempre, ovviamente, il protocollo per mostrarci la pagina, però è implicito nei browser delle ultime generazioni, non è più mostrato e non è più neanche richiesto di scriverlo. Noi possiamo scrivere l'indirizzo partendo, diciamo, dalla seconda barra in avanti, esclusa. Ecco, dicevo, HTTP navigazione normale, HTTPS, navigazione sicura, quindi quando fate e-banking, quando fate e-shopping, quindi comperate sui siti come Amazon e altri, sicuramente noterete che al momento di pagare, se non addirittura in tutto il sito, si usa HTTPS. Google stesso, e lo vedete qui che l'HTTPS diventa evidente, non è nascosto. Google stesso, per sicurizzare e proteggere meglio il traffico dei suoi servizi, per esempio in Gmail, è sempre HTTPS, vedete, protetto, HTTPS due punti barra barra. E questi appunto sono dei protocolli fra i più utilizzati, più frequenti. L'FTP, appunto, di File Transfer Protocol, e FTP sono dei server particolari che permettono appunto lo scambio di file, di dati, di file, grossi o piccoli che siano, sono dei server che fanno quel lavoro lì. Hanno un loro file system suddiviso in cartelle, si possono caricare i file, qualcun altro li scarica, li carica, eccetera, eccetera. Fanno un po' da tramite in questo senso nella rete. Ecco, FTP, qui mi sono inventato assolutamente un indirizzo giusto per farvi vedere che il protocollo FTP due punti barra barra è riconosciuto dal browser. Lui mi dice che ovviamente questa pagina web non esiste perché non esiste in rete un server FTP che abbia questo indirizzo, però vedete che non mi dice che cos'è questo FTP, ma lui lo riconosce, ci prova a raggiungere un server con questo indirizzo che non c'è, mi dice che la pagina non esiste. Comunque l'FTP lo riconosce, il browser dice: ah, ecco, tu vuoi andare verso un server di scambio dati. Possiamo anche chiuderlo. Ecco, il file, l'ultimo file è per mostrare nel browser dei file locali che stanno sul vostro PC. Se io
Classica immagine, per esempio, io voglio vedere nel mio browser, in una scheda del mio browser, che ne so, questa immagine. Io se la trascino nel browser, vedete che l'immagine la vedo tranquillamente come con qualsiasi programma installato sul mio PC di visualizzazione immagini, vedete? Non cambia niente, anzi, con lo zoom ho anche le funzionalità di zoom, eccetera, eccetera. In più vedete che qua in cima cosa è successo? Davanti il browser automaticamente ha posizionato il protocollo file due punti barra barra, questo, e quindi vedete che ha usato il protocollo file locale, mostrami il file locale, poi dopo la seconda barra che sta a indicare il protocollo inizia la terza barra perché? Perché è il percorso normale del file, quindi se io mi rimetto qui e mi mostro il percorso, vedete che c'è slash home, la mia home, immagini diverse e poi il nome del file. Ecco, come se fossi sul file manager locale per il mio file, e questo è un protocollo appunto per mostrare i file presenti localmente sul proprio PC. Ecco, ci sono altri protocolli sia riconosciuti dal browser che però non vediamo perché non ci interessano. E ci sono anche dei protocolli, o meglio, sì, chiamiamoli pure dei protocolli specifici di alcuni programmi. Ovvero, se noi abbiamo installato, determinati programmi sul nostro PC, questi programmi possono mettere a disposizione del browser dei protocolli o pseudoprotocolli propri. O diciamo presentarsi al browser con una sintassi stile protocollo, ovvero una parola due punti barra barra, in modo che il browser lo interpreti come un protocollo, e questi programmi appunto attraverso il browser permettono alcune gestioni di link, pagine web o di altre cose che sono necessarie appunto al funzionamento dei programmi o che ci rendono più facile, più confortevole alla vita nell'uso di alcuni programmi attraverso questi protocolli specifici per i programmi e che esistono e che il browser riconoscerà esclusivamente se quel tal programma è installato sul vostro PC. Cosa succede dietro le quinte? Ecco, in un sistema come Ubuntu basato su GNOME ci sono dietro le quinte appunto un paio di moduli che lavorano dietro in modo da fare da tramite, far browser il programma per far riconoscere al browser questi protocolli particolari, ecco, questi giusto per conoscenza, questi moduli GNOME, uno si chiama XDG Open, l'altro GVFS MIME, e questi due moduli lavorano appunto in modo che questi protocolli messi a disposizione da questi programmi vengano riconosciuti dal browser, interagiscano col browser. Ecco, per esempio, e ci sono diciamo, un programma particolare, per esempio, può salvare ciò che si crea con questo programma con una certa estensione, con dei file con una certa estensione sua di questo programma. Ecco, tramite questi moduli possiamo gestire questi tipi di file con queste estensioni che si chiamano MIME Type e grazie all'utilizzo di questi programmi e di questi file creati con i programmi con queste estensioni particolari, possiamo associare l'estensione al tipo di file di un certo programma e questa associazione è inclusa nel lanciatore del programma stesso, quindi i famosi programmi, scusate, i famosi file .desktop, che sono poi quelli che lanciano i programmi in un sistema Ubuntu, per esempio, lì dentro. Scusate, sono descritti queste associazioni MIME type fra un tipo di file o di protocollo, quindi sia il tipo di file che di protocollo, con quel tal programma. E quello è l'anello di congiunzione, cioè noi lanciamo un programma oppure abbiamo a disposizione il lanciatore del programma che permette di lanciare al doppio clic su un determinato file quel tal programma, così come al browser di riconoscere quel tal protocollo personalizzato e particolare per quel programma come tale appunto di quel programma. Non so se sono riuscito a spiegarmi bene perché mi sembra così di essermi impappinato un po', però riassumendo, in un lanciatore di un programma può essere
incluso e descritto sia l'associazione con i tipi di file gestiti da quel programma, e che quindi facendo doppio clic faranno partire il programma di gestione, sia i protocolli personalizzati per quel programma per interagire con il browser. Vediamo degli esempi che forse, senza forse, è più chiaro. Il protocollo mail to, ovvero manda un mail a, quindi mail to due punti barra barra posta elettronica. Ecco, nel mio caso, per esempio, ho installato il programma Gnome Gmail, che mi permette di integrare il mio desktop con Gmail, quindi con il servizio web di posta di Google. Ecco, nel lanciatore gnomegmail.desktop di questo programma è impostata appunto l'associazione con il protocollo mail to due punti barra barra. Se andiamo a vedere questo lanciatore, lo vediamo un po'. Ecco, gnomegmail, se guardiamo come è fatto questo lanciatore, vediamo che al suo interno, a parte tutte le informazioni di nome e non nome, vediamo che ecco in MimeType c'è scritto che, a parte che è un programma che deve gestire la posta elettronica, i messaggi, eccetera, eccetera, c'è scritto che viene gestito dal protocollo MailTo. Ecco, MailTo vuol dire che quando in un browser navigo in un sito e trovo un indirizzo di posta elettronica preceduto da questa scritta mail to, faccio clic, mi si apre automaticamente un editor di mail, di messaggio mail in Gmail. Perché a questo punto, grazie a questo programma, io ho associato nel browser che a questo protocollo mail to deve rispondere Gmail, permettendomi di scrivere un'mail a quel tale indirizzo sul quale io ho fatto clic. Ecco, la stessa cosa a livello locale sul mio desktop, quando io faccio invia a, e vediamo un altro esempio, quando io faccio, eccoci qua, dico invia a, ecco, per esempio questa immagine la voglio inviare a qualcuno, qui non sono nel browser, quindi non sono in rete, ma faccio apparire questo dialogo invia a, scelgo email, qui posso mettere un indirizzo email o no, ma se premo invia mi si apre, fra un po', un attimino, mi si dovrebbe aprire una pagina, eccola qua, che sta arrivando direttamente di Gmail, che mi permette, con già l'allegato al file, che mi permette di mandare un'mail ai destinatari che posso indicare. Ecco, questo qua posso anche eliminare. Ecco, perché appunto succede questo? Cioè, come fa a sapere il mio desktop di far partire Gmail e non un altro programma di gestione di posta elettronica? Proprio perché nel lanciatore che abbiamo visto prima c'è scritto che questo programma Gnome Gmail, presente nel mio desktop, quindi installato sul mio PC, si collega, fa da tramite per questo protocollo, che è il protocollo web per mandare mail, per far aprire il gestore Gmail nel mio caso. E vedete che funziona in questo modo, collegandosi attraverso il lanciatore sul desktop. Un altro esempio è il protocollo Emule. Per chi lo usa, io non lo uso, però so che c'è molta gente che usa programmi, i vari versioni di programmi Xmule per scambiare file, scaricare file, eccetera, eccetera. Ecco qui, magari se apriamo questo link, ci sono degli esempi di server Emule. Vedete che mettendo il puntatore del mouse su uno di questi link, sotto a sinistra, vedete che il link inizia con e2d2k2.:// che è poi questo protocollo Emule, quindi definito, standardizzato per i server Emule. Ecco, vedete, e2k. Anche qui io, come ho detto, non li uso, quindi non ho un programma installato per gestire questo protocollo, però l'avessi e io facessi clic
su uno di questi link, vedete che il browser mi dice: guarda che per gestirti questo protocollo ho bisogno di un'applicazione esterna al browser, quindi non è il browser stesso che può gestire questo protocollo e quindi devi averla installata perché XDG Open andrà a cercare questo tal applicativo. Io non ce l'ho, quindi è inutile che faccia via applicazione, faccio nessuna. Però vedete che il protocollo ED2K non è un protocollo standard dei browser di navigazione web, ma è uno specifico di un certo applicativo. Però può essere gestito, viene gestito, ammesso che voi abbiate il vostro programma installato sul vostro PC. Un altro esempio, questo possiamo chiudere, è il Magneto Magnet, è un tipo di protocollo internet, cioè scusate, il protocollo nel browser per i link magnet che sono dei torrent, ecco, è un formato di torrent che viene interpretato dai programmi che avete installato sul vostro PC per scaricare i file torrent. In Ubuntu per difetto, ups, in Ubuntu per, scusate, in Ubuntu, ma no, ho cliccato qualcosa che non dovevo, pubblicità, ecco, scusatemi. In Ubuntu, dicevo, per difetto è installato il programma Transmission, che è quello che gestisce i file torrent. Ecco, nel file lanciatore desktop di Transmission, che andiamo a vedere come abbiamo visto questo prima, andiamo a cercare il file Transmission, ecco qui, se guardiamo come è fatto il lanciatore del programma, quindi l'icona che lancia il programma. Vediamo che sotto la voce MIME Type è appunto è indicato che questo è un programma che gestisce il protocollo torrent e può gestire anche i link di in formato magneto, magnet, non so come volete pronunciarlo. Vedete? È indicato qui. Quindi cosa vuol dire? Che se io faccio clic per esempio in questa pagina di un sito che raccoglie link torrent, metto il puntatore del mouse qui, vedete che in basso a sinistra il link inizia con magnet due punti o magnet due punti eccetera eccetera eccetera. Questo è un altro tipo di link che può essere gestito dal browser solamente se c'è un programma corrispondente sul vostro PC. Se faccio clic qua, mi esce la stessa finestra come per i Mule. Mi dice: guarda che per gestire questo tipo di collegamento di link ho bisogno di un'applicazione esterna. Vuoi avviarlo? Sì o no? In questo caso io ho presente il programma, quindi invece di nessuna azione come per i Mule, giusto per dimostrazione, faccio avvia applicazione e vedete che mi si apre Transmission per gestire questo torrent e scaricarmelo. Adesso non mi serve ovviamente, quindi esco da Transmission, però avete visto il legame. Quindi il browser assolutamente, gli standard internet non hanno nessuna idea di cosa sia, per esempio, magnet due punti, eccetera, 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 ma ne hanno idea se c'è un programma che gli riconosce questa sintassi e può gestirlo. Ecco. Come ultimo esempio, anche qui non ho installato Steam sul mio PC, però come ultimo esempio vedete che anche Steam, che è questa piattaforma online di giochi per scaricare giochi e per giocare direttamente, anche Steam prevede un suo protocollo personalizzato, riconosciuto dal browser a patto che sia installato Steam sul vostro PC e vedete che Steam ha diversi indirizzi, diverse possibilità di richiamare informazioni o fare azioni tramite Steam due punti barra barra. Ecco, questo è un altro esempio appunto di protocollo personalizzato che Steam è specifico per quel programma. Ecco, con questo ho concluso questo breve video, giusto per fare una panoramica un po' non troppo estesa, ma comunque spero sufficientemente significativa per capire cosa si intende con protocolli web nel browser di quelli nativi, quindi riconosciuti direttamente dal browser, qualsiasi browser, qualsiasi PC usiate, e di quelli specifici che possono esserci per
una specifica applicazione, uno specifico programma o software che quindi può mettere anche lui a disposizione un suo protocollo per fare alcune operazioni tramite il browser. Ecco, questo concluso, vi saluto e vi attendo al prossimo video. Ciao ciao!